venuto tramite lo stabile che mi ha chiesto questo progetto e devo dire che io conoscevo più i suoi romanzi rispetto al teatro, conoscevo Ti ho sposato per allegria e poco altro. E è stato subito un grande incontro, devo dire. E mi sono subito trovato davanti a una grande autrice di teatro. Infatti ci siamo domandati subito perché è così poco rappresentata anche nei teatri. E quindi il rapporto è stato subito quello, no? Quello di rapportarmi a lei come ci si rapporta con i grandi. E questo è stato molto bello. Quindi con grande rispetto, ti dico, allo stesso tempo però con cercare di togliere ogni sovrastruttura, ogni patina che poteva esserci, magari se hai visto un'altra rappresentazione per un periodo storico che magari portava verso una direzione. Invece noi abbiamo cercato di spogliarci un po' da questo e di mettere in primo piano il testo. C'è una particina che dei suoi scritti, trovata nel lavoro di Domenico Scarpa, in questo lavoro, grande lavoro che lui ha fatto di analisi e di racconto, che mi è servito molto, infatti dovrei ringraziarlo per questo. C'è un pezzettino dove lei dice, parafrasando un pochino, dice questa cosa che io mi immagino delle donne gracili e povere, invece mi vengono sempre rappresentate delle grandi attrici ricche e grandi. E questo è stato un po' il punto di partenza, nel senso cercare di non tradire, anche se spesso è necessario, quello che secondo noi, quello che a noi anche un po' empaticamente ci ha dato a leggere i suoi testi. Parlo di noi perché comunque è stato un lavoro di gruppo, parlo di noi perché c'è Tommaso Cerasuolo che mi ha aiutato molto nella costruzione delle sue canzoni e dei testi miei, è stato un lavoro a quattro mani, potrei dire. E quindi sì, così ci siamo un po' spogliati, come ti dicevo, delle patine. È stato molto bello. È stata una scelta dovuta appunto, come ti dicevo in precedenza, a mettere il testo come prima cosa e non magari uno sfarzo, un'idea registica, un costume o una luce. Ricordo che sono tre studi proprio sotto questo punto di vista, nel senso che l'attore, il testo e la musica si fondono per andare insieme in un'unica direzione. Quindi il mio lavoro è stato soprattutto sulla direzione degli attori e sulla semplicità. Mi sono limitato a tratti, ma ho preferito farlo e penso che appunto, come ti dicevo, quando ci si rapporta con i grandi è anche giusto farlo, onde evitare che io 28enne metto una lapide sopra questi testi così ben scritti. Se penso dialogo, che sempre in questi scritti di Domenico Scarpa lei definisce il più ben scritto tra i suoi testi, il più pronto forse. È come dicevi tu, ha proprio una partitura molto serrata di questi due personaggi, che poi nel nostro diventano quattro, però questo consente appunto anche di stare tranquilli in qualche modo e di non dover fare nessuna genialata. Non per sminuire il lavoro, ma anzi per metterlo su un piedistallo, secondo me. In generale, nella mia piccola esperienza, è sempre una priorità questa per me, quella di, e per questo ho bisogno anche di grandi testi alle spalle, quella di lavorare con l'autore, e in qualche modo diventa emozionante perché è come se tu lavorassi con l'autore proprio spalla a spalla, e questo non ha tempo in qualche modo. Bisogna partire dal titolo per rispondere a questa domanda, che è qualcuno che tace. Qualcuno che tace è l'assenza costante in scena. E quindi per fare questo abbiamo bisogno di un monolite al centro della scena, fermo, come vedrete poi nelle repliche, spesso il perimetro è molto stretto dove si muovono gli attori, hanno dei vincoli,
hanno una gabbia quasi sempre attorno. In questa gabbia arrivano delle informazioni o delle persone dall'esterno. Arrivano queste informazioni appunto riguardanti gli assenti in tutti e tre. Questo è sicuramente il primo filo rosso che noi abbiamo seguito, l'assenza costante. E questo ovviamente riporta subito a me personalmente a un discorso anche di fede, no? Parlare di chi non vedi, parlare di chi non c'è, ma anche semplicemente di educazione di un certo periodo storico italiano. E quindi sì, c'è Michele nel primo movimento, Edoardo nel secondo movimento, la madre che arriva solo nell'ultima scena dell'ultimo movimento che noi abbiamo scelto. Quindi qualcosa si parla sempre di quello che tu non puoi vedere davanti, e spesso la cosa bellissima, secondo me, di questi scritti che io ho cercato di mettere al centro dell'azione, è il fatto che questo sia il vero motore dell'azione. La non presenza non è qualcosa di periferico, ma è qualcosa di assolutamente centrale. E per me questo è importante ed è molto originale e molto contemporaneo, se vogliamo. È un cuore a tratti fermo e a tratti abituato alla quotidianità, che ha bisogno di piccoli shock per iniziare a pompare. E questo secondo me spesso, quasi sempre nella parte centrale dell'azione. Ci viene sempre presentata un po' la stessa casa. Io ho cercato di dividerla in mattina, pomeriggio, sera, salotto, camera da pranzo e camera da letto, con dei personaggi totalmente differenti l'uno dall'altro, ma comunque con questa narrazione che va dritta in un'unica via. E in una parte centrale succede un nodo, succede qualcosa, come appunto nei grandi romanzi, nei grandi testi teatrali, che ribalta. Quindi un tavolo, se è dritto, poi a metà spettacolo sicuramente dovrà essere ribaltato totalmente. E spesso avviene tramite, ad esempio, penso alla segretaria, dove io ho cercato di estremizzare un po' i personaggi, cercare di renderli un po' folli, quasi come se fosse un teatro dei burattini, per intenderci. E poi a un certo punto c'è una battuta che dice: "Signor Nino, è morto il cavallo", punto, che potrebbe sembrare una battuta di passaggio quasi, invece è morto il cavallo e da quel momento in quel testo entra la morte. E da quel momento in poi il testo è da leggere completamente in un'altra direzione rispetto a quello che c'è stato prima. Sono dei testi molto ricchi che spero nel mio piccolo di poter far anche rileggere, perché comunque non sono così conosciuti, specialmente i primi due. Mi piacerebbe avviare anche qualcosa di interessante sotto quel punto di vista, no? Riniziare magari a leggerli sotto un punto di vista più originale rispetto a un semi-vaudeville, anche perché non può essere vaudeville, Ginsburg, anche solo per come presenta le sue cose. Invece spesso avviene questo fraintendimento, secondo me. Speriamo anche con un pizzico di presunzione, però sempre col massimo rispetto, di cambiare un po' rotta. Ho chiesto a Tommaso, inizialmente a tutto il gruppo di Perturbazione, in un secondo momento, di non essere un accompagnamento o un tappeto musicale, ma di essere parte integrante della drammaturgia. E su questo sono convinto che l'esperimento sia riuscito, nel senso che non ho mai cercato un sostegno per la mia regia, ma sempre che la macchina venisse portata avanti un po' da me e un po' da loro. Loro sono, rispetto invece, io diciamo che quest'estate l'ho passata a leggere tutto quello che la Ginsburg ha scritto, per poi dimenticarmene, e invece loro non se ne sono dimenticati. Loro sono anche un collegamento costante con i romanzi, con gli scritti della Ginsburg, rispetto anche fuori al mondo teatrale. Io invece mi sono concentrato sui tre testi, come mi piace fare quasi in un'isola, no? Mi concentro su quei tre testi, lavoriamo su quei tre testi, lo facciamo diventare uno spettacolo unico. Loro invece hanno, anche con la creazione dei testi, hanno
continuamente un rapporto con il mondo Ginsburg, quindi quello che lo circonda, le date, ad esempio alla fine di tutti i suoi testi teatrali, Domenico Scarpa ci presenta le date dei suoi testi, e quindi le influenze musicali di quel periodo storico. Hanno fatto un lavoro molto importante, secondo me, e di questo li ringrazio.